Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con crema di zucca, speck e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono spaghettoni o spaghetti quadrati, acqua, sale, zucca, panna da cucina Bimby, speck a listarelle, granella di pistacchi, olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero, noce moscata. Andiamo via alla ricetta. Versiamo all'interno del boccale la zucca. Una parte dell'acqua. E il sale. E facciamo cuocere per 15 minuti. Gradi, velocità 2. La zucca è cotta, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo lo speck e l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità soft. Adesso aggiungere la crema di zucca e facciamo cuocere per 10 minuti. Gradi, velocità soft. Adesso aggiungere la panna. La noce moscata e il pepe. E far amalgamare per un minuto a 100 gradi, velocità soft. La nostra crema di zucca è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, adesso versiamo l'acqua per la cottura della pasta. E il sale. E portiamo a ebollizione. Azionando il Bimby per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso versiamo la pasta all'interno del boccale. E la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione,
Nel nostro caso 6 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta. Andiamo a scolarla e a condirla con la crema di zucca. Pasta con crema di zucca, speck e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta.